Buongiorno, mamita. Buongiorno. Buongiorno, giorno 6 di 30. Che c'è, mamma? Andiamo al parco dei dinosauri. Andiamo al parco dei dinosauri. Sei pronto, mamito? Lo prendo come un sì. Ora ci resta solo che aspettare che si svegli la mamma. La svegliamo? O lasciamo dormire? E aspettiamo che si svegli lei. Se la sveglio potrebbe arrabbiarsi. Però io ho fatto il caffè. Che ne pensi, mamito? Cosa devo fare? Tu dici, ma che ne so, io ho 2 mesi. E allora ti do un po' di baci. Mamito, ho avuto un piano infallibile. Dobbiamo dare alla mamma il miglior risveglio di sempre. E sapete, la mamma quando si sveglia ogni tanto è un po' irascibile, quindi devi dargli il suo tempo la mattina di svegliarsi, ma noi dobbiamo andare al parco dei dinosauri. Quindi, mamito, gli scriveremo un fogliettino col caffè lì davanti. Risveglio per bello di così, gli scriverò: buongiorno amore mio, oggi è 7 e ti amo tanto. Perché dovete sapere che il 7 è il nostro numero, è il nostro giorno, è una cosa molto importante per noi. Quindi andiamo. Ok, abbiamo chiaramente dei problemi di foglio in questa casa, quindi l'unico è questo, uno Scottex con i limoni. Vabbè, l'importante è il pensiero, dicono sempre, no? C'è una sorpresa per te. Qui a fianco a te. Se apri gli occhi e giri la testa, c'è una sorpresa per te. E mo' devo alzarmi. Buongiorno. C'è un bigliettino, un cioccolato al latte e un caffè. Buongiorno, meglio. Ogni sette ti amo tanto. Papà mi ha mito. Sì, perché mi ha dato una mano mamma. Davvero? Sì. Mamma mi ha dato un piano. Grazie, amore. Ti amo tanto. Anche io. Oggi è 7. Andiamo dai dinosauri. Tantissimo. E vedete che si è svegliata molto bene? Dai, Ve lo consiglio. amore. Ve lo consiglio, uomini a casa. Provateci anche voi. Martino. Ti spiamo e tu non lo sai. Ok, noi siamo pronti. Siamo preparati, vestiti. Guarda, maglietta Direzione, Jurassic Park e indovinate là un c'è po'. un T-Rex. Stiamo andando al parco della preistoria, Esatto. Jurassic Park, il mondo dei Perché noi siamo dinosauri. affascinati dal Dei mondo dei dinosauri da sempre. dinosauri, Io, la storia in generale. per chi ha la mia età, che si ricorda la Valle Incantata. Piedino! Quindi direzione parco dei Sì, ma dinosauri. aspetta, aspetta. Che? Ci facciamo aiutare? Da chi? Dai, amore, ti Da prego. voce? Sì, No, dai. esageriamo. Ah, gli chiediamo una Un cosa. teletrasporto? Fino là. Sì. Non è troppa potenza? Devo usare troppa sua magia? Secondo me no. Ok, voce, puoi teletrasportarci al parco dei dinosauri? Per Oh! Siamo favore. Oh! arrivati, voce, ha Oddio! funzionato. C'è un Oddio! T-Rex dietro Mamma, di c'è un noi. T-Rex! Voce ci ha teletrasportato al parco dei E dinosauri. adesso andremo a vederlo Vi insieme. portiamo con noi. Andiamo! Ho toccato il dinosauro comunque, raga.
Ho toccato il dinosauro. Ha toccato il dinosauro. Meno male che non è vero, sennò se la mangiava in un boccone. Guarda Martino là sopra. Pensate se il dinosauro adesso prende vita e si mangia Martino. No, amore. Guardali Martino. Vai, vai a salvare Martino. Noi siamo venuti qua precisamente. Stesso punto. Stesso punto qua. Vi metto una foto. Eravamo con il filtro di Shrek, non posso dimenticarmelo. Mettila qui, la metto qua. Quel giorno lei racconta. Io già sapevo di essere incinta, l'ho raccontato anche nei scorsi video. E lui non sapeva niente, lui, per lui era andare solamente in questa gita, in questo parco preistorico. Mi ha fatto stare tutto il giorno nel e parco io lo di, guardavo, dinosauri. E lei sapendo che era incinta. Esatto. Io non lo sapevo. Perché ancora non gli avevo detto che era incinta. A distanza di un anno siamo qua con la carrozzina. Marty McFly. Siamo qua con lui che sta dormendo, sicuramente lui di questa esperienza non si ricorderà niente. No. Però lo porteremo anche quando però sarà più grande. Lo grazie ai nostri VHS online, esatto. Lo rivedrà. Noi verremo qua una volta all'anno. Ok. Secondo me è porta come fortuna. Rito, esatto. Un altro rito. Noi abbiamo tanti riti. Se volete sapere i nostri riti, le cose, le nostre non cose. Perdetevi tutte le nostre avventure, esatto. Tutti i giorni alle 2. C'è da dire che noi viaggiamo tanto con la mente. E noi adesso ci stiamo immaginando di essere veramente nella preistoria. Quindi dovete farlo anche voi. Sì. E ecco, ci sono. Pensa se tutti gli animali prendessero vita, ok? Pensatela in questo modo. Cioè, dove possiamo scappare? Come possiamo fare? Pensa se oltre che ai dinosauri ci fossero anche gli uomini delle caverne. No, vabbè. Mare, cosa fai? Oh, donna! Cosa donna, fai? Donna, bella donna, io mangiare donna! Ma non parlano gli uomini delle caverne! Non parlano gli uomini delle... Da, du. Amore, non parlano gli uomini delle caverne. Io dovrei essere un Homo sapiens, credo. Ma guardate lì, quanto sarebbe inquietante vedere prendere vita quel Tyrannosaurus Rex. Okay, proviamo a immaginare che sta per prendere vita. Fai l'uomo delle caverne, amore, vicino al Tyrannosaurus Rex. Guardate questa scena. È una vera scena di esemplare dell'uomo delle caverne contro T-Rex. Corri! No! L'uomo delle caverne mi ha rubato Martino! L'uomo delle caverne mi ha rubato Martino! Oh, lo mangerò! Ridammi Martino! Io entro nell'era paleozoica! Adesso prenderemo un trenino che ci porterà direttamente a 7 miliardi di anni fa, dentro la preistoria. E noi ci siamo sistemati così. Qua è il passeggino che ha un posto tutto suo. Qui c'è la mami. E qui c'è mamito. Ecco, tu a 2 mesi e 2 settimane, perché oggi sono 2 mesi e 2 settimane, sei venuto nel parco della preistoria. Esatto. Partiamo. Oh, il Tyrannosaurus Rex. Oddio, adesso ci avrebbe subito mangiato, Sì, anche perché il T-Rex andava tipo ai 80 km orari. Questo trenino va tipo ai 5. Quindi saremmo già morti. Tappati! Oh. È un geco gigante. Oddio, guarda questo quanto è grosso! Questi si stanno palesemente picchiando. Sembriamo noi ieri nel letto. Sul letto! Sembriamo noi ieri sul letto. Chi non l'ha vista guardasse il video. Eravamo uguali. Mamo, col tuo Buzz Lightyear, ma dove ti trovi? Non lo sa nemmeno lui. Tu non sai assolutamente dove siamo, mamo. Per te sei solo in un posto che traballa. Buonanotte, piccolo piedino. Wow, questo è un incrocio tra piedino e una foca. È una foca. Guarda la foca. Guarda i piedi. Il place, non sono riuscito a leggere. Lo
stegosauro. Guarda che testina piccola a confronto. Perché al ha la testa così piccola? Ma perché lo prendi in giro? Se fosse vivo questo voglio vedere. Oddio, lui è il vecchio della Valle Incantata. Lo stegosauro. È anziano, non si dice vecchio, si dice anziano. Capito, mamito? Una lumaca gigante. Una lumaca gigante con i spilli. Una lumaca gigante con i spilli. Wow. E con lo scolapasta sceso la coda. Ma come con un? Con un ferrero non sceso la coda. Eccolo. Oh mio Dio, quanto è bello! Stegosauro. Madonna, è grande. Comunque sono in scala reale, raga, e fanno veramente impressione. Cioè, in scala reale, pensare che è così grande, veramente. Che era così grande, veramente è assurdo. Cammina nei branchi. Scusate, ragazzi, ci teneva troppo. Mi ha detto voglio andare qua sopra. Vai amore, vai su piedino. Mare, guarda quanti martino piccoli. Crea il tuo penny souvenir. Wow. Però ci ha riservato il T-Rex. Dici? Sì. T-Rex. Lo metti? Il mammut. No vabbè, che bello. Manny. Ed erano? Si chiamava Manny quello che era ragazzale. Erano 2 centesimi questi. Si chiamava Manny quello era ragazzale? Manny. Praticamente quei 2 centesimi là si sono trasformati in questo? Si sono trasformati in questo, questi 2 centesimi. Vabbè ragazzi, questa è la cosa più figa che abbia mai visto. Vai, rifacciamo un altro, lo faccio io. Ne vuoi un altro? Sì, lo faccio io. Interirli. Ok, quale uscirà? Gira, gira la ruota, yeah. Vai, 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 vai. Se esce il T-Rex. Gira la ruota, yeah, yeah. Gira. Oh, oh, è uscito. Cos'è uscito? Tricky. Un triceratopo. È uscito Tricky. E qui c'è mamito con il papi. Sì, sta qui. È arrivato il momento di mamito di mangiare, che l'ha già praticamente finito. Eh? E noi stiamo aspettando di mangiare. Io ho preso un menù brontosauro e tu un menù piadina. Hai preso il menù brontosauro, amore? Sì. Oh. E cosa deve fare? Prego. Ehi, vieni qua col cibo, dove vai? Wow! Si mangia! Buon appetito! Come Darito? Buon appetito, amore! Chissà quanta gente gli viene il diabete a guardare questa cosa, dicendo lo fettizzano per il video. Lo facevamo anche senza farlo vedere in camera per un anno, quindi è vero, abbiamo sempre fatto quando siamo insieme sempre in realtà. Quindi sì, lo facciamo sempre e non, è non finto. Dimentichiamo mai, mai, mai l'abbiamo mai dimenticato. Dammi un altro. Che forti che siamo. Lo voleva anche mamma. Lo voleva anche mami. Dai, e buon appetito anche a lui. Buon appetito, mami. Buon appetito. Ci vediamo più tardi. Sei grosso con l'armatura. Senza quella che cosa sei? Un genio, miliardario, playboy, filantropo. Genio, miliardario, playboy, filantropo. Togliamo il playboy. Tutto il resto. E togliamo anche il miliardario. E togliamo anche il genio. E togliamo anche il filantropo. Sono io, amore. Niente, ti amo per quello che sei. Per me sei tutto questo. Cioè sono un brontosauro? No, sei piedino. Se lei lo facesse così con... Chi è stato? Chi è il maleducato? Tu! Era un brontosauro! Vado a fare il caffè. Dove vai? A fare io il caffè. Ah, vai tu a fare il caffè. C'è la macchinetta tua qua. No, ma che... Ma forse non hai capito una cosa. Che forse non ti è ancora chiaro. Che tu sei? Voce! Ah. Per favore, voce! Caffè!
Wow! Caffè! Grazie, voce! Ma secondo te c'è... Hai risposto? Ma non è che voce è Martino? E Martino ha un superpotere? No, secondo me no, però... Però una voce ce la deve avere effettiva, se no si chiama voce, non c'è una voce. Quello è vero. Boh. Lo scopriremo. Dio! Dio! Uno scoiattolo, mo! Raga, lo scoiattolo! Oddio! Ah no, è un legno! Mamma va! Oh mio Dio! Voglio toccargli un piede! Aspetta, guarda! Un'unghia! Guarda! Dove vai, Mari? Cacco! Diamo, amore, il treno, corri, se n'è andato! Mori, se n'è andato! Te l'ho detto che se n'è andato il trenino, devo passare anch'io sotto al dinosauro! Mori, abbiamo perso il trenino! Aspetta! Abbiamo perso il trenino! Ci penso io, per l'ennesima volta! Abbiamo bisogno di te! Voce, trasferiscici su quel trenino! Oh mio Dio! Forse stiamo esagerando a chiedere. Forse abbiamo chiesto tante cose oggi. Troppe cose. Troppe. Basta per oggi. Ok. Oddio, questo è uno struzzo, mi sembra, uno più che altro. Del paleozoico. Ma che cazzo? Quello era un Gallimitus. Era un Homo sapiens. Oh. Oddio, sei tu, amore! Questo è tipo un velociraptor. Sì, tipo. E questo è. Oddio, è l'iguanodont Bernissa. Questo sembra un'iguana, però, Bernissa. Che hai detto? Ma prima che l'ho detto, mi ha già mangiato. Dietro possiamo notare il nostro pezzo di passeggino appoggiato vigorosamente lì. Gli unici con un passeggino. C'è nessuno, raga, col passeggino. Tutti portano i bambini di 3, 4, 5 anni, noi di 2 mesi. Grandi. Ci sta le mani. Ma è una papera enorme. Guarda questo, guarda questo, guarda questo. Mamma mia, che belli, però i dinosauri. Delle zampe, una coda lunghissima dei velociraptor e sono proprio qui davanti a noi i velociraptor. Guarda, la faccia del tarbosauro. Così era. Questa è ancora più piccola del T-Rex. Era cenozoica. Ceniamo? Questo è il mio pezzo preferito. Le scimmie, guarda lui con Martino. Mamma, amore, ci sei tu con Martino. Voglio mangiare. Diego dell'era glaciale. Diego, mi spiego. Diego dell'era glaciale. Diego, mi spiego. No, poverina, guarda. Questa tigre sta uccidendo l'elefante. L'elefante di mamma. Sta uccidendo l'elefante, questa tigre, no. E Pitri. Ciao, Pitri. Una casa abbandonata. Com'era una casa abbandonata? Allora, raga, scrivete qui sotto nei commenti quanti di voi vorrebbero che io e Vale, il qui sottoscritto Valentino Bisegna, compagno di Sara di Turco, nonché padre di Martino Bisegna, entrassimo in una casa abbandonata. Forse però. Tra mostri, luci, zanzare e fantasmi. Perché sta ferma? Oddio, no, no! Oddio, lo stanno attaccando, no! Maria, fuori dalla mia grotta! Manny. Entriamo nel museo paleontologico. Wow. A me inquieta troppo lei. Pensa che mo se gira mi mozzica. Tipo, perché è uno zombie. Cretino. Guardate le scarpe. Cioè, non vi inquieta? Ansia, ti giuro, mi metto un po' ansia. Oh, mi ha fatto prendere un colpo. Non l'avete visto, ma è un'ansia incredibile. Perché oddio, il colpo abbiamo sentito un rumore, ci hanno tirato, pensavamo fosse lui. Tipo Jurassic Park. Raga, invece io il pavone là in fondo che adesso andremo a io vedere. Io mi sono messa troppa paura, raga. Infatti, mamma mia. Sembrava, era in realtà il pavone lì in fondo. E sembrava lui.
Che brutti che sono da dietro. Dei polli. Ciao. 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 Non ce l'ho col tuo ragazzo. Lo so che venera te. Lo so, io già ce l'ho il mio. Che mi venera. Trrr, trrr. Amore, me lo fai? Anche tu. Anche il mio mi venera, infatti. Amore, già mi hai conquistato. Non serve che mi veneri in questo modo. No, io ti devo conquistare ogni giorno, perché ogni giorno è come se fosse il primo. Dio, quanto ti amo. Falla innamorare ogni giorno come se fosse il primo e sarà tua per sempre. Citazione Valentino Bisegna, ciao. Alpaca. Ciao, Alpaca. Chi sei tu? Chi spunti lì dietro? Comunque, voi non lo sapete, Martino, oltre a essere Jack Jack degli Incredibili, è anche Super Baby Boss. I'm the boss, boss, baby boss, 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 baby boss, boss. I'm the boss, boss, baby boss, boss. A parte tutto, siamo proprio dei genitori fortunati. È vero. Perché Martino... Abbiamo ci fatto ha permesso tutta questa di giornata. Fare tutta la giornata con calma, come se lui effettivamente fosse un bambino di 4 anni, perché era bravissimo, ha mangiato una volta, tranquillo. Basta. Si è goduto l'aria fresca, la natura e ha guardato in giro. Poi gli piaceva pure stare sul treno, perché sì, stava sì, tutto lì, guardava. Sballottava un po' così. Sì, sì, ha guardato anche lui effettivamente i dinosauri. È il bambino più bravo del mondo. Esatto. Bravo mamito, tutti nei commenti, bravo mamito. Bravo mamo! Mamita! Wow, un diplodocus longus. Longus, guardate quanto è alto. Questi qua sono fatti in scale. Cosa sta succedendo? Mi stai sbagliando qua, qua. Ciao piedino. E con lui ce ne andiamo. Ed eccoci qua, a casa. Ha suonato la cena. Ha suonato la cena. Il sushi. Ma chi va a prendere il sushi? Tu, amore, per favore, sono stanchissima. Ok. E la cena è servita. Questa sera sushi. Qui in studio, noi adesso mangiamo, quindi buon appetito. Buon appetito, amore. Oggi è stata una giornata bella, intensa, stancante. A mamito gli abbiamo fatto fare il bagnetto, così si è rilassato. Sì, era giù molto che... requieto. Era un po' requieto, gli abbiamo fatto fare il bagnetto, lui adesso dorme. Tranquillo, profumato. E dopo ci vediamo, indovinate un po'? Sì. Un bel documentario sulla... preistoria. Esatto. Si è trasformato in un dinosauro. Comunque, vabbè, c'ho fame. Quindi mangiamo, fame. Poi noi ci vogliamo documentare e andiamo a dormire. Quindi ci vediamo domani. E caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. A domani. Buonanotte, io sono Canon Jane.